Salutiamo le mamme con i loro bambini per farvi sentire la nostra solidarietà e portare sostegno alle loro legittime richieste che da anni portano avanti con ogni forma di lotta tramite lettere, appelli, scioperi. Riconosciamo in queste richieste l'estrema urgenza di attuare i cambiamenti nella gestione della questione carceraria a fronte di una situazione sempre più insostenibile e tragica. Siamo qui per dire che vi siamo vicine e vicini, per dire che guardiamo con ammirazione il coraggio delle vostre lotte contro questo non luogo dove si è costretti a vivere una non vita che toglie o vorrebbe togliere dignità, vorrebbe togliere speranza. Oltre quei cancelli, il tempo si è fermato, la vita non scorre, i luoghi fatiscenti, la paura di non poter più vedere i propri cari, le costrizioni, anche psicologiche quotidiane, sono un duro nemico contro cui combattere. E non è un caso, perché il carcere è vendetta, vendetta di uno Stato e di un sistema in cui non ci riconosciamo, vendetta contro i poveri di questo mondo e contro coloro che si ribellano. Le loro bugie rispetto alle intenzioni di un carcere che possa migliorare le persone, noi le abbiamo scoperte e contrastate con la nostra vita, e voi lo state facendo giorno dopo giorno all'interno di quelle celle invivibili. 77 persone. 77 persone si sono tolte la vita mentre i loro corpi erano nelle mani dello Stato. È un massacro indegno di qualsiasi nazione civile. È un massacro che richiede una mobilitazione sociale e della politica. Subito! Siamo qua a ricordare la vita delle 4 persone che alle Vallette hanno trovato la morte. Deporremo dei fiori e ricorderemo i loro nomi per non dimenticare, per chiedere giustizia, per chiedere che tutto cambi. Khan Muhammad, Alessandro Gaffoglio, Tecca Gambe, Antonio, siamo qui per dare la nostra solidarietà alle donne della sezione femminile e voce alle loro parole. Siamo qui a dare voce alla lotta dei compagni in sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, che sono un'insopportabile tortura di Stato. Per loro, per noi, per tutti, giustizia, libertà.